Lunedì 20 aprile, un buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e ben ritrovati ad una nuova edizione col TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. Ieri la terra ha tremato anche in Piemonte, una scossa leggera di magnitudo 3.9 ha avuto epicentro nel Braidese, ma si è avvertita anche a Torino e nell'Astigiano. Nessun danno, ma un po' di paura. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Ieri la terra in Piemonte ha tremato, erano le 14.39, una scossa di pochi secondi che non ha provocato danni ma tanta apprensione nei cittadini delle zone interessate. A Torino, nell'Albese, nell'Astigiano, la mente è corsa subito a quanto accaduto in Abruzzo 2 settimane fa. A centinaia si sono contate le chiamate alle forze dell'ordine da parte di persone in cerca di informazioni e consigli. L'epicentro è stato localizzato tra Alba e Bra, in provincia di Cuneo, verso l'abitato di Baldissero. L'Istituto Nazionale di Geofisica parla di magnitudo 3.9, mentre l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, riportano un 4.2 ancora da confermare. Raffaele Costa, presidente della provincia di Cuneo, che era in casa a Mondovì, testimonia di aver percepito l'evento, ma di aver creduto, visto il maltempo, che si trattasse di un colpo di vento. Il panico è serpeggiato fra i detenuti del carcere di Fossano, che hanno lasciato le celle per accalcarsi nei corridoi. La scossa si è sentita anche in diversi punti di Torino. Un'impiegata in servizio nella centralissima stazione ferroviaria di Porta Nuova racconta di essersi sentita scrollare e nella parte meridionale della città, quella che guarda verso la provincia di Cuneo, non è mancato chi è sceso in strada. Ad Asti il terremoto è stato avvertito tra i piani alti delle palazzine nei paesi più vicini ad Alba. Anche ad alcune zone della Valle d'Aosta sono fioccate le segnalazioni ai centralini di protezione civile e vigili del fuoco. In Piemonte, come si ricava da una delibera della giunta regionale del 17 novembre 2003, sono 41 i comuni inseriti nella cosiddetta zona 2, nella classificazione delle aree sismiche del paese. Tutti, meno uno nel cuneese, sono in provincia di Torino. La lieve scossa di terremoto che ha colpito il cuneese, per il presidente della provincia Raffaele Costa, non ha avuto effetti materiali, ma soltanto psicologici. Secondo Costa, le notizie raccolte in circa 2 ore non hanno evidenziato particolare disagio, anche se in qualche caso l'effetto Abruzzo ha determinato una particolare attenzione. Costa racconta di essersi trovato a casa al momento delle scosse, di aver percepito l'evento, ritenendo però che si trattasse di un colpo di vento, stante il maltempo. È stata una scossa di terremoto lieve, ma per i piemontesi, che avevano negli occhi ancora l'immagine dei terremotati dell'Abruzzo, l'impatto psicologico è stato forse maggiore del previsto. Gli esperti però rassicurano, non c'è pericolo. Il Piemonte è una zona a bassa pericolosità sismica, ma è molto probabile che nella scossa avvertita nelle zone di Bra, ieri alle 19.39, seguiranno nelle prossime ore altre scosse di intensità pari o minore. L'ha affermato il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Enzo Boschi, il quale ha anche esortato ad evitare la psicosi. Il Piemonte, ha detto Boschi, è una delle zone a più bassa pericolosità sismica in Italia e la scossa di magnitudo 3.9 registrata è 1.000 volte più piccola rispetto a quella verificatasi in Abruzzo. Di scosse di magnitudo simile, aggiunto, nelle varie zone sismiche in Italia se ne registrano centinaia l'anno. Nessun allarme dunque, anche perché in passato in questa stessa zona del Piemonte si erano già verificate sequenze sismiche simili. A questo punto, avverte l'esperto, è molto probabile che altre scosse minori o di pari intensità si possano verificare nella stessa area nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Boschi ritiene comunque auspicabile evitare la psicosi da terremoto. Con scosse di magnitudo simile, ha detto, non ci sarebbero pericoli per quanto riguarda gli edifici. E ora la cronaca dal torinese. Ha picchiato l'ex fidanzata di 23 anni dopo averla importunata e minacciata più volte nel corso delle ultime settimane e poi l'ha portato via il telefonino. Con questa accusa un peruviano di 31 anni è stato arrestato dalla polizia di Torino. A mettere fine all'aggressione avvenuta in un alloggio dell'elegante quartiere della Crocetta è stata la padrona di casa, una donna di 94 anni. Al suo intervento l'uomo si è subito allontanato, ma è stato rintracciato poche ore dopo dagli agenti del commissariato di San Secondo e arrestato per la rapina aggravata del cellulare. Ancora la cronaca, sempre dal torinese, un'automobile distrutta, un'altra danneggiata, devastato il dehors di un ristorante cinese, lesionati gli infissi del primo e del secondo piano di una palazzina. Questo è il bilancio di un incendio che si è sviluppato sabato notte a Torino in via Stradella, nel quartiere Madonna di Campagna, alla periferia settentrionale della città.
Le fiamme hanno avvolto una Fiat Punto, distruggendola completamente, e poi si sono propagate verso una Peugeot parcheggiata vicino al dehors del locale pubblico. La polizia sta ora svolgendo accertamenti per stabilire se si è trattato del gesto di un piromane, di un atto intimidatorio oppure di una fatalità. Dal 1 al 3 maggio trionfa l'enogastronomia Polonghera con la quarta sagra dell'agnolotto e del canestrello. Un abbinamento insolito per due eccellenze della cucina piemontese. Sabato a Racconigi è stato presentato il programma di questa quarta edizione che prevede, oltre agli immancabili appuntamenti culinari, mostre di artigianato, serate in musica e appuntamenti sportivi. Anche quest'anno, come gli anni passati, nei quali abbiamo avuto molto successo, speriamo che vengano in molti a visitarci, a assaggiare i nostri ottimi prodotti. Oltretutto quest'anno abbiamo una new entry, che è l'agnolotto del Plin con la toma del Ghigo, che è una specialità proprio di Polonghera. Inizieremo con l'inaugurazione presso il Circolo Mimmo Griffa in via Parrocchia, venerdì 1 maggio alle ore 18. A seguire la cena self-service, che deve essere fatta su prenotazione, e poi la serata sarà allietata dall'orchestra Beppe Carosso. Sabato al campo sportivo alle 15 ci sarà una partita di calcio per gli appassionati di sport, e dalle 19.30 la cena self-service sempre su prenotazione, e a seguire ci sarà l'orchestra Ibraida. Poi domenica, la giornata clou, diciamo, della nostra sagra, a partire dal mattino il paese si animerà di bancarelle con prodotti tipici. Al pomeriggio ci saranno una corale folcloristica, le Raviole al Vin, animazione per i bambini con circo bus, e non ho dimenticato di dire che alle 12 ci sarà il pranzo sempre a self-service, e poi alla sera la cena e l'orchestra Loris Gallo. Tutti i cittadini sono orgogliosi di questa manifestazione, che associata ad altre e in concomitanza con quelle che sono le manifestazioni delle Terre dei Savoia, porta il nostro paese, il nostro comune a essere conosciuto, ad avere visibilità e a dare delle opportunità a chi in futuro dovrà portare ancora meglio in auge il nostro paese. E ora parliamo di Fiat. L'amministratore delegato del gruppo Fiat, Sergio Marchionne, è partito questa mattina per gli Stati Uniti. È il terzo viaggio che fa oltreoceano in meno di un mese. L'obiettivo è proseguire i colloqui per definire tutti i tasselli della possibile alleanza con la Chrysler. Non è un lavoro facile. La scadenza del 30 aprile, fissata dal presidente americano Barack Obama, è sempre più vicina, e gli aspetti da definire dell'accordo sono molteplici e coinvolgono, oltre ai due costruttori, i sindacati della casa americana e il governo statunitense. E ora parliamo di viabilità. Il traforo del Colle di Tenda, in provincia di Cuneo, è stato chiuso a tempo indeterminato per via di una fuga a una canalizzazione dell'acqua. Il traforo è stato chiuso ieri sera dopo un sopralluogo dei pompieri, allertati dalle segnalazioni degli automobilisti di parte francese. Il tunnel, costruito nel 1878 e lungo 3,1 chilometri, collega il Dipartimento francese delle Alpi Marittime con la provincia di Cuneo. Si procederà ora al controllo della rete per individuare l'origine del problema. Uitre in Francia, principale produttore, oyster in inglese. Ma l'avreste mai detto che le ostriche sono anche di fiume? È una delle curiosità che si scoprono a Slow Fish, la rassegna del pesce sostenibile di Genova. We are from Cornwall, England. In the Falmouth, we work in the Fal estuary. Allora, dalla Cornovaglia, il fiume, all'estuario del fiume Fal, e qui vedete il modo in cui con queste barche pescano le ostriche. Is difficult this kind of fishing? Difficile questo tipo di pesca? It's very physical. We work only by sail, and we pull the dredges that we work with by hand. And that's the way that we are sustainable with our fishing. Cioè, molto pesante a livello fisico, perché noi peschiamo con le barche, tiriamo su le reti, con le ostriche, tutto a mano. Esatto, ed è il motivo anche per cui sono molto sostenibili da un punto di vista ambientale. Il prezzo, dicono, rispecchia il duro lavoro della pesca fatta con piccole imbarcazioni.
e per questo ambientalmente compatibile. Mediamente quelle francesi costano in Italia 2 euro o meno cada una. How many we produce? It's smaller production because it's a native oyster is more rare. È un prodotto a livello di quantitativo di produzione ovviamente non sono paragonabili ai francesi perché è un'ostrica autoctona ed è abbastanza rara, per cui ne pescano decisamente di meno. 50 tonnellate all'anno. How much is it? This? Well, it's 5 euro for 3. 5 euro per 3 ostriche, una delle migliori della Gran Bretagna, giurano.